Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova trasmissione di Grilli per la testa. Io sono Marco Grilli, siamo su Radio Saiuz. Bentrovati anche questa settimana. Oggi abbiamo un argomento un po' particolare, ho invitato pertanto un ospite di punta per parlare di questo argomento. Salutiamo calorosamente, anche se in realtà lo farò io a nome di tutti quanti, Graziano Ugenti. Ciao Graziano. Ciao a tutti, buonasera e grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi, presidente dell'associazione Piano B. Allora, entriamo subito nel vivo dell'argomento. Piano B, di che cosa si occupa? Perché è nata? Allora, grazie per la domanda. La Piano B è un'associazione di promozione sociale che è nata agosto dell'anno scorso, è nata spontaneamente, molto, diciamo, sentita in relazione a diciamo, questo grande problema o comunque questo evento che c'è stato l'anno scorso relativamente all'introduzione della nuova legge, la 119-2017, sul decreto Lorenzin. Quindi che cosa è successo? È successo che questo decreto ha portato notevole scompiglio in diverse case nelle famiglie, perché ovviamente è stato un decreto che, come abbiamo ben capito, ormai da mesi nessuno era preparato, men che meno le famiglie, okay? E quindi con ovviamente come era partito, ovvero quindi minacce di togliere la patria potestà e multe a destra e manca anche di notevole entità, ovviamente si è alzato un polverone, un numero di, Di diciamo, di proteste. dissenso e di protesta che poi ovviamente si è concretizzato, come abbiamo notato e abbiamo visto l'anno scorso, in diverse manifestazioni. Da tutte queste manifestazioni, ovviamente, cosa è nato? Sono nate dei raggruppamenti di cittadini, dei raggruppamenti di famiglie, che poi in diverse zone d'Italia sono nate appunto spontaneamente comitati o associazioni. Ecco, a Piano B è un'aggregazione, possiamo dire così, di famiglie che si sono riunite sotto questa bandiera, che ovvero quella della libertà di scelta terapeutica, per far valere i propri diritti, le proprie opinioni, anche in sede, diciamo, legale, ma anche appunto in sede politica. Quindi Piano B più o meno è nato in questo modo. È nata sull'onda Del di questo del malcontento per malcontento. l'approvazione di questo decreto che era già discutibile, discusso di suo e poi è stato convertito in legge perché altrimenti non avrebbe potuto produrre effetti giuridici oltre il 60° giorno. Ricordiamo che i decreti legge, la decretazione d'urgenza cosiddetta, in carico al governo come facoltà di diciamo, produzione legislativa, se non convertita entro 60 giorni, vede decadere tutti gli effetti prodotti fino a quel momento. Quindi il decreto Lorenzin doveva necessariamente essere convertito in legge per poter essere fatto valere anche universalmente verso tutti quanti. Ed è quindi così che è nata Piano B, giusto? Ricapitolando, per Sì, esattamente, per me è andato in questo modo, poi ovviamente ci sono un po' di, diciamo, una storia un pochettino più particolareggiata su diversi aspetti, cioè appunto queste aggregazioni spontanee, no? E così via, però ecco, diciamo che la leva che ha fatto riunire queste famiglie sicuramente è stato questo decreto legge, quindi se da un punto di vista, se da una parte diciamo, visto come un'entrata a gamba tesa, no? Nelle decisioni familiari sulla salute, e quindi visto in modo negativo come questo aspetto, perché comunque va a ledere alcuni diritti fondamentali, quello della libertà di scelta. Ora, non è che voglio entrare in tema costituzionale, perché ci sarebbero diversi punti con cui parlare, però sicuramente è stata una leva con cui le famiglie si sono riunite. Quindi, se da una parte c'è stata questa negatività, dall'altra, sicuramente questo ha favorito l'aggregazione di queste famiglie che molto probabilmente mancava questo input per conoscersi. Quindi la cosa buona che è venuta fuori da questo decreto è l'aver fatto sì che molte famiglie, molte persone che
magari non si conoscevano, ma che comunque avevano pensieri comuni. Convergevano su determinate tematiche. Certo. Ecco, sì, hanno fatto in modo di farle riunire. Tant'è vero che conoscendo, no, io stesso conoscendo tante altre famiglie, appunto, l'aspetto salute su quanto riguarda i vaccini è solamente uno degli aspetti. Quindi il bello proprio di quello che è venuto fuori dall'anno scorso è che ci siamo ritrovati a conoscere famiglie con interessi comuni. Quindi questa è una cosa eccezionale. Sì, in un senso aggregativo proprio. Aggregativo. Quindi noi ci siamo ritrovati appunto con persone, con famiglie che, non so, seguivano corsi di yoga oppure facevano degli studi alimentari particolari o seguivano dei protocolli alimentari particolari o facevano delle educazioni alternative, no? Come ad esempio possono essere educazioni come la Montessori oppure la Selina nel Bosco, altre tipologie educative che parallelamente a quella, diciamo, classica Steiner Waldorf, esattamente, proprio così. E quindi, ecco, tante famiglie una, che si ritrovano, una comunione di intenti, una comunione di intenti, e quindi è venuto facile creare proprio uno statuto che si basasse su tre pilastri fondamentali, che non è solamente quella dei vaccini, per farla chiara. Ecco, bravo, grazie. Siamo... Chiariamo questa cosa, perché altrimenti pare che questa associazione sia nata unicamente in contrasto alla legge sui vaccini. Ci sono sicuramente altre associazioni e comitati che vertono proprio su questa tematica, no? Come tema fondamentale della loro battaglia. Noi abbiamo scelto invece di allargare il campo, diciamo, delle tematiche con cui l'associazione vuole portare avanti, proprio perché c'è stato un numero di interessi altri. Quindi noi abbiamo scritto in un modo chiaro, okay, che l'associazione Piano B si batte oltre che per i vaccini, ma per la salute in senso generale, in senso olistico. Cioè, okay. Mi pare proprio di capire in senso proprio di benessere psicofisico, esattamente. Quindi uno sviluppo armonico della persona, non semplicemente legata a diciamo motivi puramente sanitari. Esattamente, infatti la parola olistico di per sé è specifica per questa categoria. Una domanda, l'associazione ha sede puramente territoriale oppure distribuita? Allora, non abbiamo voluto mettere confini, quindi seppur vero che è nata qui in Friuli, maggior parte degli associati risiede proprio nella nostra regione, comunque l'associazione ha, diciamo, uno scopo nazionale. Tu considera che siamo attivi da 7 mesi circa, agosto più o meno, no? Quindi... Però al nostro attivo possiamo già contare numerose manifestazioni, diverse attività, servizi, conferenze varie. Siamo mossi anche per andare a parlare con la regione per via delle problematiche legate proprio all'accesso scolastico, all'educazione, che sta creando notevolmente tanti problemi alle in famiglie. Bacio, sì, anche perché diventa imbarazzante anche per, mi pare di aver capito, perché indagando sull'argomento diventa imbarazzante per le famiglie capire come destinare i propri figli. Soprattutto al netto di questa nuova legislazione. Sì, a settembre c'è stato proprio un caos completo, neanche i dirigenti scolastici sapevano che pesci prendere. Quindi, armati di buona volontà, io premetto, sono un pinco pallino qualunque, quindi sono un genitore anch'io, non sono specializzato in tematiche particolari, sono se non in informatico, sono programmatore analista informatico, quindi potete immaginare quanto io potessi conoscere di tematiche come l'educazione in senso pratico, oppure per quanto riguarda magari aspetti più legali o aspetti più diciamo tecnici legati alla salute. Mi sono dovuto documentare, ecco, se c'è una diciamo una medaglia che potrei mettermi io stesso al petto è quella della buona volontà di essermi messo durante i miei momenti liberi, durante i giorni di vacanza o durante specialmente la notte, documentarmi, cercare, creare, fare, quindi la buona volontà prima di tutto, perché altrimenti... Ma molte volte tu mi insegni, anzi tu ci insegni in questo caso, è proprio dalla passione, dalla forza di volontà che nascono gli sforzi migliori per raggiungere alcuni risultati, per cui non è necessaria una competenza di base pregressa, molte volte si arriva anche ad accumulare un sacco di conoscenza legata proprio al fatto di applicarsi con passione all'argomento che sì, per passione, la mia non è proprio una passione quello di essermi voluto dedicare al tema di queste cose, se non chiaramente c'è un trasporto sicuramente dentro personale, ma lo stimolo fondamentale, che diciamo il motore primo che mi ha dato tutta questa capacità energetica, sono stati i miei 2 figli.
Quindi ho due figli anch'io, per cui ho due figli anch'io. Grazie a loro, Marco, io diciamo ho dato un'accelerata a tutto quello che potevo fare. Questo perché diciamo ho fatto delle scelte durante la mia vita che mi hanno portato a diciamo non prendere per oro colato tutto quello che mi viene detto o che comunque certo. viene sbandierato ai 420, anche che venga dalle fonti istituzionali, perché non sempre ovviamente no, tutto è perfettamente corretto. Vabbè, corretto. Guarda, ti posso tranquillizzare perché chi ci ascolta, che è un pubblico anche abbastanza fedele, devo dire, dai dati che mi vengono in mano, sa che uno dei miei cavalli di battaglia sia per l'appunto quello di dare informazioni anche al di fuori di quello che è il flusso di notizie principali, come lo chiamo io. Per cui si va anche in controtendenza, noi facciamo anche controinformazione in questa rubrica, per cui rientra tutto perfettamente nei canoni di quello che è lo spirito di servizio. Assolutamente importante. Se ti stai a basare solo su quello che ti dice la televisione o le televisioni principali che abbiamo in Italia, stiamo freschi, perché tutte le notizie sono elaborate, lavorate e pilotate per la maggior parte, quindi ci sta, è proprio così, ci sta però... che qualcuno voglia approfondire al di fuori dei ranghi, e questo è un merito che sicuramente hai tu con l'associazione. Tra altre cose, c'è stata una bellissima manifestazione proprio a Pordenone, organizzata da Piano B, ha avuto un sacco di successo, si parlava di 2000 e passa persone. Sì, assolutamente così, tra l'altro proprio per diciamo attestare il numero di diciamo cittadini che hanno partecipato a questa manifestazione, ricordiamo è stato a mese di luglio dell'anno scorso, abbiamo portato in piazza a Pordenone circa, in un corteo, circa 2000 persone. Fino al municipio proprio. Esattamente, quindi è stata un'esperienza molto bella che ha riportato, se non vado errato, una folla così numerosa in una città che dal 92 non vedeva movimenti di questo tipo. Infatti, quindi sicuramente c'è la tematica, è stata sicuramente sentita. Ah, sicuramente sì. Se non sbaglio, ho sentito anche qualche agente, del quale chiaramente non posso fare il nome, che rappresenta la manifestazione, ha detto che dice: dai tempi della vecchia DC che non si vedeva un movimento del genere, voglio dire, anzi, neanche quella volta lì si è mai visto nulla del genere in termini di numeri. Sì, questo la dice lunga su quanto il tema è nettamente sentito dalle famiglie, perché ovviamente va a ledere quelli che sono i diritti personali, i diritti di scelta e i diritti della salute. Un condizionamento in sostanza. Assolutamente sì, diciamo che ci sono tanti presupposti, per cui viene da sé pensare che questa legge, anche a livello di giurisprudenza, sia stata introdotta per un mero fine commerciale, che non per un fine effettivamente di bene comune per la salute del cittadino. Anche perché nella stessa legge, nelle modifiche di legge, sono state introdotte dei risarcimenti, legacy così, per risarcimenti dovuti a questa sperimentazione. Perché effettivamente, non, quanto io ne sappia, non mi pare ci siano, alla data di oggi, delle ricerche, delle sperimentazioni, dei test svolti su una somministrazione così elevata di vaccini in così breve lasso di tempo a un campione di bambini, di esseri così piccoli. Perché se non sbaglio nel testo della legge si parla di un arco di sperimentazione triennale, tra le altre cose. Esattamente. No. Quindi suona un po' strano. Suona molto strano, suona strano anche tantissime altre cose che sono state inserite, e proprio la volontà di fare leva sull'entrata, cioè di far leva sull'educazione dei figli per fare una coercizione di trattamento sui bambini, quindi o ti vaccini o non vai a scuola, questa è assolutamente una cosa deprecabile. Ovviamente non potevano farla sulla scuola, tra virgolette, dell'obbligo, perché diciamo che non c'erano le premesse per come è al momento la nostra legge, la nostra Costituzione. Però hanno sicuramente fatto leva sulla fascia dei bambini più deboli, che è quella 06, che seppur si dice che non è la fascia di educazione obbligatoria, però comunque i bambini vengono educati già quando sono piccoli, ecco, quindi non bisogna aspettare 6 anni per educare un bambino. Comunque vengono inseriti in istituti che bene o male ne prevedono
Assolutamente, un percorso di crescita anche a livello scolastico, di imparare proprio determinate cose. Sì, poi non è solamente il fatto di mettersi sul testo, no? E leggere informazioni, è un fatto proprio di educazione psicologica, motoria, quindi è fondamentale. Oggi si parla tanto di psicomotricità in questo periodo. Ecco, quindi questo sicuramente è un danno che viene fatto a queste famiglie, e noi cerchiamo in tutti i modi, unendoci, rimanendo uniti, come, mettendo insieme le nostre capacità di genitori, di professionisti del lavoro, di contrastare, quantomeno cercare di portare la nostra voce in sede istituzionale, in sede. Senti, ti faccio una domanda, perché poi chiaramente i detrattori della contestazione, ovvero coloro i quali sono pienamente a favore, indicano anche quei genitori o quelle famiglie che sono interessate alla libertà di scelta, non al rifiuto del vaccino in quanto tale, imputano il fatto di di volersi opporre ad ogni costo e soprattutto dicono che non ci siano evidenze scientifiche che il vaccino abbia riflessi negativi sulla salute del bambino in particolare. Intanto ti rispondo alla prima domanda. Allora, quando c'è un problema, ovviamente non si riesce a trattare determinati argomenti, la cosa più semplice da fare è denigrare. Okay. Poi un'altra cosa che viene utilizzata dai media, l'abbiamo visto in tutti questi mesi, tra telegiornali, stampe e così via, è il trucco così di etichettare qualcosa. Quando tu etichetti, così va bene, è difficile poi togliersi, no, da questo marchio. Scrollarsi addosso questa. Esattamente. Allora, etichettare un... dei dubbi consapevoli, dei dubbi più o meno vari, come Novax, come non voler vaccinare, sicuramente anche questo è un atto poco consono a chi dovrebbe in realtà portare delle informazioni, portare un aiuto, no, anche a livello di discernimento su delle pratiche così importanti. Bella parola, bella parola. Quindi già etichettare Novax al 100% di tutti questi movimenti e di queste famiglie, è chiaro che c'è un modus operandi che vuole contrastare qualsiasi forma di pensiero differente al mainstream, a quello che voglio, quello che il governo, di quello che pochi elementi del governo vogliono che sia effettivamente messo in risalto. Quindi se io ti dico tu sei un Novax, è già finita la comunicazione verso terzi, perché ti dicono quello è un Novax, ma come dire, è un... ti sto esautorando sostanzialmente. Sì, è un fomentatore, non porta niente di concreto. Come i black bloc durante le manifestazioni politiche. E quindi non c'è confronto, quindi mancando il confronto io non posso portarti informazioni, no? Se io voglio farti in teoria prendere coscienza di determinata dinamica, ma hai davanti già un preconcetto, tu ti chiudi a priori. Quindi quello che stanno facendo i media in questo momento. Quindi anche quando noi ci siamo dichiarati, ma noi come tanti altri movimenti, libertà di scelta, proprio se proprio vogliamo mettere l'etichetta Free Vax, no? Anche se sì. Vabbè, non è proprio calzante lo stesso, però men che male, ecco. Già continuare a battere sul tallone, sul tasto Novax, è sicuramente un indice di quello che si sta cercando di poter fare. Poi per quanto riguarda invece, ti rispondo alla seconda domanda, so perché i tempi sono stretti, quindi c'è... Non c'è problema, abbiamo ancora il tempo che serve per... io parlo veloce di solito, quindi magari, ecco, magari fermami se non... Visto, ci facciamo delle riflessioni. Sì, ecco, quindi problema. Tampinare continuamente Novax, 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 io, ecco, se voglio parlare con qualcun altro, tu sei Novax, fine del dialogo. Invece no, bisogna andare carta canta, no? Allora, nel concreto, bisogna andare nel concreto. Allora, diciamo, mi fa anche ridere questi atteggiamenti così dogmatici che spesso e volentieri sentiamo a fonti istituzionali e non, okay, perché spesso sono anche giornalisti che reiterano certe informazioni o comunque anche prese di posizione da altri genitori che sono magari convinti di quello che fanno, ok? Sempre libertà di scelta, ovviamente, però l'informazione è importante. Ma se c'è, allora, si parla spesso di metodo scientifico, no? Di criterio scientifico, giusto? Quindi
la cosa, dice, ma questa cosa normale non è scientifica. Ma che cos'è scientifico? Allora si dice scientifico è quando c'è un nesso di ripetibilità, no? Quindi se diciamo c'è una scoperta, se c'è un'attività di ricerca, un'attività di ricerca che, ecco, grazie che mi aiuti, che diciamo porta determinati risultati e questi possono essere riprodotti, no, efficacemente. Quindi ad esempio il metodo di vaccinazione funziona perché è stato provato n volte e si è visto che produce risultati, parentesi, poi ci ragioniamo anche qua. Allo stesso modo però possiamo dire che se questo metodo scientifico allo stesso modo viene preso e non viene, cioè non si lascia spazio per le critiche, non si lascia spazio per la verifica, andiamo a dire. No, diciamo per la contestazione, per la esatto, per la contestazione di quello che viene detto, allora diventa un dogma, diventa una religione, non diventa una scienza, perché così come viene definito da adesso devo cercare tra le carte che le avevo portate, però visto che qua ne ho troppe non riesco a ricercarle. Per essere effettivamente scienza non deve essere dogmatica, okay, ma deve lasciare spazio alla criticità, alla messa in discussione, alla critica della teoria, alla critica e alla falsificabilità, no, dello stesso dogma. Finché, perché questo? Perché se ci sono dei punti nevralgici, questi poi danno lo spunto per migliorare, okay? Questa è la scienza migliorativa, okay? Ovvero si dice la teoria è vera finché tanto non si trova, no? Una prova contraria. Questo è il metodo scientifico, no? Deve essere vero sempre e comunque. Perché qui passiamo nel dogma, perché si dice comunque, ed è questo quello che sta venendo fuori in questo momento. Se tu non vaccini, sei antiscientifico. Questa è un'altra etichetta che deve essere assolutamente smentita. Cioè, sorprende un po' questo tipo di atteggiamento da parte di chi dovrebbe sostenere la bontà dei vaccini, perché si dice comunque che a maggior ragione la medicina non sia una scienza esatta, come lo può essere la matematica, per cui non si capisce come la sperimentazione vaccinale debba essere considerata perfetta quando di fatto è semplicemente una combinazione dei fattori, quindi potrebbe essere anche discutibile. O no? Assolutamente, sì, per definizione non è una scienza esatta, no? È una scienza statistica, e quindi io e te siamo due persone differenti, quindi un principio che può andare bene per te magari io non lo tollero, oppure non mi fa niente. Quindi siamo nell'ambito delle medicine e sappiamo bene come funzionano. Quindi dire a priori che è valido e funzionale sempre è sbagliato. Quindi nel momento in cui si trova una teoria, una ricerca o N ricerche, come sono state appurate, di N ricercatori sparsi per il mondo che attestano che non è detto che le vaccinazioni siano effettivamente efficaci, parliamone. Ma non io, devono essere i medici preposti, un comitato scientifico che prende e valuta. Mentre questo diciamo apporto, no? Dibattito scientifico prima di formulare questa legge non mi sembra che ci sia stato, no, anzi tra l'altro sono stati anche respinti alcuni rapporti che poi abbiamo visto il 7 febbraio essere stati pubblicati, come ad esempio l'ultimo è stato quello del rapporto sul comitato per l'uranio impoverito del progetto Signum, che ha visto uscire tanta attualità proprio. Esattamente, è uscito praticamente l'altro giorno, e sì, anche questo è stato un rapporto fondamentale, ma i risultati c'erano già, okay, è stata resa quindi pubblica. Non sono stati considerati, questo lo stai dicendo? Esattamente, non sono stati considerati dalla durante la formazione della la parte spero di essere smentito, cioè, ovviamente, no? Quindi io poi ripeto, sono non sono un esperto del settore, sono un genitore che si sta informando, e quindi sono consono che posso sbagliarmi, e a priori chiedo scusa se ci sono delle informazioni che non sono corrette. Beh, ma tu stai fornendo una versione della cosa, non la versione, mentre mi pare di capire che lo schieramento pro-vax, se vogliamo definirlo così,
parta dall'assunto di avere ragione a prescindere, che quindi tra le altre cose mi pare sia stato detto che chi si oppone a questa legge, o comunque chi la contesta nel merito e in quelli che dovrebbero essere i risvolti, lo fa sulla base di non sufficienti dati scientifici o comunque di una non scientificità delle prove che adduce per, come dire, contestare la necessità di questi vaccini o comunque la loro essenza, corretto? Si può dire tutto, Marco. Il problema è che stiamo giocando con la salute, no? Stiamo giocando la salute non solo di persone adulte, stiamo giocando la salute di bambini, ok? Ma un conto che io lascio scegliere a te la possibilità di poter usufruire di un determinato metodo, un determinato medicinale, un conto che tu me lo imponi, perché in questo momento quello che si sta, che sta avvenendo è un'imposizione, bella e buona, ok? Con ricatto ovviamente, tra l'altro. Quindi si può mantenere una certa ufficialità di una teoria scientifica se ovviamente può portare dei danni minimi, ok? Cioè, se io devo costruire, non so, un ponte e so che servono determinati supporti ecco, determinate, insomma, caratteristiche per la struttura, e fino a quel momento è sempre stato valida quella cosa, il ponte ovviamente lo fai, no? No? Magari viene un ingegnere terzo e dice no, si può fare in quest'altro modo, ok? E ovviamente ci sarà un dibattito per dire poi come doveva essere magari costruito il ponte, oppure in un secondo momento fatto meglio. Ma stiamo parlando di un ponte in questo caso, non si... Ok, certo che deve essere strutturalmente forte per sorreggere eventualmente le macchine, il percorso di un camion, eccetera, quello che vogliamo, però sicuramente non credo che si può mettere sullo stesso piano, okay, di un qualcosa che è scientifico in un certo senso. Diciamo che quasi il, non è. Questo, okay. questo parallelo... Qui sono calcoli matematici, qui sono statistiche, come ripetevo sì, prima. Diciamo che il parallelismo in questo caso si basa sul fatto che il ponte lo costruisci anche in funzione della scienza statica, che è una scienza di numeri che ti dice che un corpo resisterà se strutturato in una certa maniera, perché ha una resistenza, il materiale ha un certo tipo di risposta, eccetera. Quando parli di materiale organico, è brutto definirlo così in questo momento, ma penso renda l'idea, materiale umano, organico, stiamo parlando di fisicità completamente diverse e di risposte completamente diverse da un soggetto a un altro, per quanto similari. Sì, quindi, sì, comunque ribadiamo il concetto che sicuramente quella costruzione del ponte ha fatto delle prove, no? Prima di venire messo efficacemente su. Nel nostro caso non esistono al momento studi, lo ripeto, ma ripeto sempre di voler essere smentito, non esistono studi di uno studio su un numero di inoculazioni vaccinali così elevato su una fascia di bambini così piccola, non esiste neanche il doppio cieco, tra l'altro, quindi io magari sto utilizzando paroloni e cose che... quando parliamo di doppio cieco, per esempio, che cosa intendiamo? Vuol dire uno studio fatto su un campione di pazienti, di persone, insomma di entità, ok, che una parte, diciamo, subisce un iter come potrebbe essere di studio con il medicinale, l'altra parte invece che non è soggetta a questo apporto medicinale, in questo ambito. In base a quello che poi saranno le evoluzioni in questi due gruppi, no? Si possono trarre delle conclusioni, quindi ha funzionato, non ha funzionato, ha funzionato a metà. Ma i due soggetti devono essere però pari. Che gruppi di controllo? Sono due gruppi di controllo, esattamente, ci saranno diverse caratteristiche, no? Ecco, quindi un po' questo è venuto a mancare, non c'è. Tra l'altro, il problema di un numero così elevato di vaccinazioni fatte in un frangente di tempo così stretto. Ecco, scusami, ricordiamolo, rispetto a quanto non fosse precedentemente previsto, adesso cosa dice la legge? Cosa dobbiamo fare con i nostri bambini? Punto di vista, quante vaccinazioni sono esposte? Allora, le varie in base alle corti di nascita, e quindi ci sono diversi numeri di.
di vaccini che i bambini dovrebbero in teoria fare in base a quando sono nati. Adesso non entriamo nel merito, se no non ce la facciamo più. Magari un'altra volta entreremo anche nel merito di questa cosa, perché è importante che la gente capisca determinati parametri. Esattamente, però sicuramente siamo passati da un numero di vaccinazioni obbligatorie, numero 4, che è prima dell'entrata in vigore di questa legge. In che arco temporale soprattutto? L'arco temporale da 4 a 10 vaccini in teoria per la corte di nascita, diciamo nati dal 2017, è stato veramente esiguo, no? Che, adesso non so se questa è la domanda, però... No, dico 4, diciamo 4 tipi di vaccino, giusto? Sì. 4 tipi di vaccino prima. Siamo passati a numero... Più tutti i richiami anche, questo magari prima non lo certo. Ci sono e abbiamo un quindi diciamo un numero elevato, insomma stiamo parlando di un numero elevato di sostanze che andiamo a iniettare a dei corpicini piccoli, ok? Soprattutto nella fase in cui sono veramente in tenera età e quando il sistema neurovegetativo è ancora, il sistema immunitario ancora non è sviluppato, mm-hmm. Ok? Quindi... Adesso non voglio entrare nei termini tecnici perché, ripeto, io non sono un medico e quindi non è corretto che io mi addentri troppo. È giusto? Cioè, posso sicuramente parlarne perché non è che devo essere un dottore per parlare di salute. Nel momento in cui... Possiamo parlarne sicuramente in un tema generico. Ma voglio dire, io potrei dirti che ad Aviano ci sono 51 bombe nucleari stoccate, non sono un militare, ma lo so per certo. Questo non vuol dire che la mia informazione non sia corretta. Quindi allo stesso modo, se tu possa dire altre cose. È bello magari che io porti magari degli studi, no? Magari la prossima volta. Se mi rinviti, provo a portarti un po' di documentazione di altri ricercatori italiani, ma anche non, su studi che sono stati fatti sulle vaccinazioni, sicuramente molto interessanti. Il presupposto è quello di informare e di informarsi, quindi nel momento in cui l'informazione è corretta e verificata, è chiaro che può essere solo un piacere, oltre che un dovere comunicare agli altri determinate cose, perché in questo modo si crea anche la possibilità di valutare le informazioni, di ampliare lo spettro di informazione, quando invece l'informazione è univoca, come dicevi tu giustamente, nel momento in cui tu mi obblighi, mi dogmatizzi un determinato contenuto, non c'è possibilità di contraddittorio. Oggi è religione, purtroppo la vaccinazione è diventata una religione. Spinti dai media, ma è così. Quindi ecco perché, per ricollegarci a prima, ecco perché i genitori che effettivamente si sono informati e sono andati a leggere questo e quello, no? Quindi il perché bisogna vaccinarsi è perché in teoria le vaccinazioni potrebbero dare effetti indesiderati anche gravi, no? Delle reazioni avverse anche gravi. Si è arrivati a ipotizzare che in qualche caso si potrebbe arrivare all'autismo addirittura, se non sbaglio, ho sentito dire qualcosa del genere. Sì, ma ci sono delle sentenze che appunto scrivono proprio questo. Tra l'altro c'è una legge 210, che diciamo è una legge data per risarcimento dei danni da vaccino. Quindi vuol dire che un nesso di causalità... Certo. Potrebbe essere, adesso a livello scientifico pratico, non si cerca, non viene detto questo, no? Perché fa un po' di timore. Okay? Mm. Però diciamo il risarcimento c'è per quella casistica, cioè in quel caso c'è stato, ma non che c'è a livello generale, questo ancora a livello ufficiale deve essere dimostrato. Mm. Okay? Quindi ci sono sicuramente degli indizi. Però a livello ufficiale ancora non si può dire, okay? Però ciò non toglie che sicuramente si può incorrere, a seconda del soggetto, si può incorrere in danni gravi, anche molto gravi, cioè l'autismo è uno dei danni gravi, ma ci potrebbe essere tranquillamente anche il decesso. Okay. Ci potrebbe essere anche decesso, certo, per di reazione allergica dell'organismo. Bravissimo, quindi qui si sta dando questo medicinale come se fosse la panacea, no? Di tutti i mali. Di un male che non è detto esista. Esatto, di tutti i mali che sono stati elencati, quindi la rosolia,
E quindi cosa renderebbe più accettabile l'inoculazione? Il fatto di essere ovviamente, immagino, correttamente informati prima e immagino io... Ma certamente, cioè noi, non nel senso come associazione, ma anche io personalmente, sì. Okay, ci tengo a dirlo e a risottolinearlo, non siamo contro le vaccinazioni. Okay? Se il metodo di vaccinare, la vaccinazione è importante ed è propedeutico per la salute, al miglioramento della salute dell'individuo, bisogna assolutamente adottare questa pratica, ok? Però come viene fatta? Il contenuto, no? Che dovrebbe in teoria portare beneficio, effettivamente è così? Il modo di come viene prodotto nel, diciamo, nel circuito industriale può subire delle modifiche? Ci sono delle partite che sono state ritirate, ci sono delle probabilità per quindi cui delle difettosità ci sono delle difettosità, esattamente, ci sono delle problematiche più o meno grandi e meno grandi insite nel processo del profilassi vaccinale? Sì o no? Sì, beh, se sì, allora il genitore deve essere assolutamente messo al corrente di queste problematiche e deve poter scegliere anche in funzione di quello che potrebbe essere un'amnesi familiare, perché come hai detto tu giustamente, se io sono allergico a qualche componente, perché magari c'è l'antibiotico, viene utilizzato una parte di antibiotico dentro i vaccini, e mio figlio è allergico, io non ho mai fatto un terzo allergenico, beh, se permetti voglio saperlo prima. Ma quindi, diciamo, un suggerimento al legislatore, se preferisci, a coloro i quali sono propugnatori della tesi vaccinazione a tutti i costi, potrebbe essere a informare correttamente e non semplicemente rinviare delle informazioni precompilate. B, immagino io, possa essere un passaggio utile anche quello di effettuare dei test prima della vaccinazione, quindi ho sentito parlare di test anticorpali, di prevaccinali, che hanno delle funzioni anche differenti tra di loro e sono effettivamente propedeutici al vaccino, perché ti permettono di capire cosa evitare e cosa invece eventualmente portare avanti, corretto? Sì, sì, è corretto, nel senso che sicuramente bisogna fare una visita familiare, come ti dicevo, per capire quali potrebbero essere problematiche insite al bambino, anche in base a quello che è la componentistica familiare. Okay? Quindi vediamo allergie, ma come anche altre, magari potrebbero esserci difetti all'interno del DNA, oppure potrebbe essere un bambino che è immunodepresso. Ci potrebbero essere altre problematiche che nel momento della vaccinazione non vengono prese in considerazione, ma ci sono e quindi potrebbero portare a problematiche gravi. Questo bisogna saperlo prima. Dal punto di vista delle ricerche anticorpali, anche nella legge c'è scritto che se il bambino è già immune a un determinato virus, bene, bisogna dargli la possibilità di vaccinarsi per gli altri, escludendo esattamente quello per cui è immune. Scusa, ti interrompo un attimo per ricordare che siamo su Radio Science, questa è Grilli per la testa, io sono Marco Grilli, conduttore della trasmissione. Abbiamo ospite Graziano Ugenti, presidente di Piano B, associazione di famiglie, se vogliamo. Sì, è proprio così, siamo proprio famiglie. Qualche istanza o qualche cosa che vuoi, ti senti di dire, insomma, suggerimenti, qualche cosa? Ma il suggerimento che posso dare è quello di informarsi, non lasciar pensare agli altri, quello che noi potremo tranquillamente fare con la nostra testa, cioè sicuramente informarsi e documentarsi. Se abbiamo dubbi vanno ovviamente chiesti agli organi preposti, ai medici, magari il nostro pediatra, i nostri medici di base o anche di più. Non dobbiamo dare nulla per scontato e soprattutto dobbiamo continuare a prenderci cura dei nostri figli, perché dobbiamo tornare a noi a essere, come si dice, il giusto dare il giusto peso alle nostre azioni, quindi non delegare. Parlavamo di informazione, quindi informarsi dove? C'è qualche sito di riferimento, qualche documentazione che si possa citare? Informarsi a 360 gradi, cioè informarsi sia nelle sedi istituzionali, ma informarsi anche negli organi che al momento, o associazioni varie, che hanno fatto dei loro studi paralleli, che ovviamente possono dire il contrario, no? Cioè l'opinione deve essere fatta propria, no?
per avere un'opinione corretta bisogna avere sia questo che quello. Quindi, insomma, calmirare i flussi informativi e le informazioni. Ognuno poi si fa le sue idee e in base a quello che ha la sua esperienza, in base a quello che conosce, si fa la propria verità. Quindi io sto dicendo quello che in base alla mia esperienza ho conosciuto e quello che cerco di riportare. Quindi non posso dare per verità quello che conosco io a tutti quanti, perché siamo efficacemente, come dicevamo prima, siamo tanti e differenti. Quindi ci sono tante associazioni che si battono per la libertà di scelta terapeutica. Quindi, ad esempio, in regione abbiamo Storico Alistair, oppure c'è Comilva, che sicuramente l'avrai già sentita, c'è Corvella in Veneto, poi esattamente, insomma, ce ne sono diverse, quindi basta ricercare anche su internet, che sì, ci sono, è vero, fake news, ma sono fake news sia da una parte che da un'altra. Quindi cercare di districarsi è compito nostro, cioè sicuramente si possono dare delle imbeccate. Quindi, però, ecco. Tanto per rassicurare l'utenza, tutte le informazioni delle quali tu sei in possesso sono comunque informazioni che attingono sia da un bacino che dall'altro delle informazioni, cioè i canali ufficiali che quelli anche ufficiosi. Insomma. Ah, quello che si cerca di fare è di andare alla fonte, quindi andare al documento originale. Quindi se il documento originale mi arriva dal governo, io prendo quello. Se il documento originale mi arriva da uno studio scientifico fatto da un medico israeliano, prendo quello. Ok? Poi non sono io che devo dire che è più giusto questo o è più giusto quell'altro, sarà una commissione scientifica che valuterà. Che al momento però non esiste. Esattamente, al momento non c'è e spero che nei mesi più avanti venga istituita. Vabbè, vuoi lasciarci con qualche altra cosa? Beh, posso lasciare l'indirizzo del sito, è www.pianob.info, veniteci a trovare, adesso il sito è in costruzione, però spero nei mesi prossimi di portarvi nuove e comunque battaglie. Ci sarà qualcuno a rispondere a, diciamo, a qualche domanda sostanzialmente. Ci sono anche fatte anche delle riunioni. Sì, facciamo conferenze, quindi diciamo, guarda, in regione siamo all'incirca 1500 famiglie. Poi abbiamo diversi simpatizzanti, di associati, diciamo così, sì. Poi abbiamo diversi simpatizzanti, quindi ecco, diciamo che in regione siamo abbastanza conosciuti. E anche nelle regioni vicine, insomma, ci stiamo facendo conoscere. Quindi pare che si parli comunque di una 5.000 persone, grosso modo. Diciamo che tra tutti quanti, no, le varie comitati, poi abbiamo creato dei coordinamenti regionali, quindi ecco, diciamo, c'è tanto movimento, ci sono tante teste che girano. Ecco, allora, in chiusura, ripetiamo dove trovare le informazioni o diciamo, il sito di riferimento è per l'appunto? www.pianob.info. Piano B scritto per esteso? Sì, piano B. Piano B. Piano B. Punto info, va bene. Ringraziamo Graziano Ugenti, il presidente di Piano B, chiudiamo con un caro saluto a tutti quanti e vi rimando alla prossima puntata. Un abbraccio dal vostro Marco Grilli, ricordatevi, siete stati con noi su Radio Science e la nostra trasmissione è Grilli per la testa. Tra il serio e il faceto cerchiamo di trattare argomenti anche scomodi a volte, come questo è un po' scomodo, si è dimostrato negli ultimi tempi. Anzi, da quando è nato, per la verità, come contraddittorio. E vi saluto ancora caramente e vi rimando alla prossima puntata. Ciao a tutti! Grazie.